ci prepariamo per il Ferragosto. Quindi a Roma, soprattutto a Roma, non possono mancare due cose. Una è il cucumbero e l'altra è il pollo con i peperoni. Se state in spiaggia, se rimanete in città, il pollo e i peperoni bisogna mangiarlo. Quindi ve lo faccio vedere come lo faccio io. Basilico, peperoncino, lo sapete, a casa Mariola non manca mai. Aglio, di quello buono, non manca mai. Pomodori belli da sugo, pollo, ho preso soltanto cosci e sovraccosci fatti a pezzetti. Tu che ne pensi? Da posto? Allora, poi abbiamo peperoni, stiamo a Roma, non possono essere gialli e rossi, giustamente, quindi quello di Roma. Adesso mettiamo subito l'acqua per spellare i pomodori. Qua col coltellino, tac, crocetta e andiamo così. Appena appena parte il bollore andiamo a mettere i pomodori dentro. Nel frattempo, fermi tutti, allora, una bella pentola di quelle belle, belle, quelle proprio che prendono il calore, piano piano poi lo trasmettono lentamente. L'olio. L'olio, come devo metterlo sempre? Buono. Quindi, olio deve essere caldo, perché dobbiamo fare? Dobbiamo rosolare il pollo. La rosolatura deve essere bella. Sì, così, bravo. Allora, la rosolatura deve essere bella forte. Quindi vado. Mentre rosola bene il pollo, che cosa faccio? Scottiamo i pomodori. Contiamo fino a 10. E cominciamo a togliere. Questi ce ne sono due. Allora, metto in acqua fredda, così. Questi e 4. E adesso li spelliamo in questa maniera. Guardate. Taglio il pomodoro. Tu sei un po' stanco, adesso vai a farla al riposino e quando ti svegli trovi il pollo fatto, ok? Quindi tagliate così grossolanamente. Tu almeno vai, usci. Girate, vedete come si sta rosolando bene bene. Ecco così, lasciamo rosolare. Vedete qua tutto questo grasso tirato fuori dal pollo, no? Tanto grasso che a me non piace. Quello del pollo, non dell'olio extravergine d'oliva. Quindi vado così, vedete, guardate quanto, levo tutto, poi vino bianco, buono, quello che mettete ci ritrovate, facciamo evaporare un pochettino e intanto mi preparo tutto quanto il resto. Che cosa? Qual è il resto? È l'aglio, che appena evapora il vino, l'alcol del vino, andiamo con l'aglio, quindi due spicchi d'aglio, poi peperoncino, ci vuole, così, vai, poi pomodoro. Allora, il sale per le cose arrosto, per gli stufati, per gli arrosti, mettetelo durante la cottura, mi raccomando, è importante. Sale, giriamo. E adesso a questo punto che facciamo? Mettiamo l'olio bello, fresco, pulito, così, vai. Basilico, mi piace da morire dentro questo, dentro questa ricetta, il basilico, fantastico, lo profuma da morire, lo rinfresca, lo rende estivo, buonissimo. Adesso lasciate così e lasciate cuocere in questa maniera, così, vedete, leggermente scoperto, per almeno 30 minuti. Ma intanto che facciamo? Lo faccio vedere che facciamo, vedete qua. I peperoni, importante, qua ci sono diversi modi di mettere i peperoni all'interno del pollo. Da così li tagliano, si levano i filamenti bianchi e poi si taglia a pezzettoni e si mette dentro al pollo. Però, vi è mai capitato che, lo sapete che cosa accade? Accade che il pollo, il peperone che ha, si sbella, quella pelletta brutta va da tutte le parti. Quindi che vi dico? C'è due possibilità. La prima, semplice, li peliamo a vivo. Lavoretto di pazienza, vedi che faccio da furbetto? Taglio qui dove si, diciamo, prende una brutta piega il peperone e vado così, facile, guardate, è una stupidata. Vedete come faccio con la patata? Così. Faccio a zigzag, eccolo qua,
così non abbiamo quelle buccette di peperone. Ma poi come lo tagliamo il peperone? Io lo taglierei in questa maniera, così, un po' grossolano. La seconda variante qual è? Quella di farli al forno, 200 gradi, unti con l'olio anche di semi, li mettete al forno per 10 minuti e poi li spellate, così non avete la pelle. Se invece non ve ne importa niente, la date corse e ve frega, tagliate e mettete i peperoni così all'interno del pollo. Adagiamo i nostri bei peperoni. Sono passati altri 30 minuti, guardate qua, guardate che spettacolo. L'ho fatto anche un po' raffreddare, è tiepido, guardate che roba. Che pezzo prendo? Sono deciso, boh, questo qua, va. Cioè, guardate qua che olietto, guardate qua, i peperoni sono disfatti, guarda, guardate qua, eccolo qua. Ma mi sto sentendo male. Allora, come sta già? Senti la musichetta? Questa è la musica giusta per pollo e peperoni. Sembra quasi caramello, non lo so, pollo perfetto. Stavo immaginando una cosa, pensate, dico una cosa un po' antica. Io mi ricordo quando, svariati anni fa, si compravano i polli vivi, a me che robetta, e poi si portavano a casa e si ammazzavano dentro casa e poi quelli erano polli buoni. Pensavo a quel pollo là, questo è un pollo normale, questo è un bel pollo crostante, chi ce l'ha, mi raccomando, come peperoni. E a Ferragosto, buon Ferragosto a tutti quanti, io faccio la scarpetta. Ah, sono gli ultimi altri nove. Il nome è Buntao, che è? Vi è piaciuto questo video? Certo che sì, era bellissimo. Quindi iscrivetevi al mio canale, così non vi perdete mai più un mio video. E poi commentate, che mi fa impazzire rispondere ai vostri commenti. E poi i like. Oh, e dopo se la mostra questi like. Un bacio e un abbraccio a tutti. Muah.